Luigi Stoltone, professore di diritto penale all'Università di Bologna. Ecco, ma qual è la crisi e la riforma del sistema penale? Allora, la giornata di oggi che è dedicata al professor Stile, che è stato un illustre docente, un grande avvocato, penalista di grande importanza, ha dato l'occasione di parlare della crisi della giustizia penale. La crisi della giustizia penale ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, cioè processi interminabili, processi in cui la fase iniziale è quella in cui anziché accertare la responsabilità si dovrebbero raccogliere le prove, che invece è la parte più eclatante in cui sono gli arresti eccetera, e poi invece il giudizio vero e proprio che arriva anni dopo quando magari l'interesse è scemato, quindi un processo sotto questo profilo che funziona un pochino alla rovescia. Sul piano sostanziale un sistema di norme totalmente disordinato, perché purtroppo non si è riusciti, nonostante i tentativi, a rifare un codice come hanno fatto quasi tutti i paesi d'Europa. È importante, e anzi quanto è importante per i giovani assistere a delle giornate incentrate su queste tematiche? Beh, per i giovani è importante per due ragioni. Primo, perché possono confrontare l'insegnamento universitario, in cui si indicano quali sono i grandi principi e le grandi regole, che è bene che loro le sappiano, perché non si può abdicare anche se non sempre sono applicate, confrontare, dicevo, con una realtà che invece è deludente, perché da quel confronto dovrebbe nascere la spinta a fare ognuno quel po' che può fare per riavvicinare le forbici, le lame delle due forbici, realtà dell'essere, che è assolutamente poco confortante, e il dover essere dei principi, che invece sempre più purtroppo a volte si allontanano.